Ciao a tutti ragazzi da Zebra, eccoci qua. Finisce la partita di Torino-Inter e l'Inter vince 3-0 contro un piccolo Torino. Che cosa possiamo dire ragazzi di questa gara, ma in generale dell'Inter? Come avevo già detto all'inizio campionato, l'Inter per me è la favorita per questo scudetto. C'è anche il Milan, il Napoli, perché hanno come squadra. Sono complete, sono squadre come Napoli, per esempio, che ha già vinto lo scudetto e ha cambiato poco. Sì, certo, l'allenatore conta tanto, ma ha cambiato poco a livello di organico. Però cosa vedo in più di un Inter? Vedo un Inter più stabile, un Inter più matura, un Inter che ha trovato la quadra. E in casa del Torino non è che sia tanto facile andare a vincere. 3-0 soprattutto. Certo, non è il Torino di chissà di quale livello, che sia ben chiaro. Però per me è un Inter matura che in campo esprime le qualità che l'interno della Barbarossa ha. Questo Thuram, ragazzi, non ne ho mai parlato fino adesso, ma veramente hanno fatto un colpo. E bisogna dirlo perché prima di parlare bisogna vedere i risultati. E in effetti, da quando è cominciato il campionato, adesso questo Thuram sta non solamente aiutando Simone Inzaghi nel gioco, quindi è una pedina fondamentale anche per amalgamare la squadra, ma è anche un rifinitore, uno che segna e uno che è decisivo durante queste partite. È importante. Allora quest'Inter per me con questa maturità ha una grossa opportunità veramente di fare bottino in Italia. Poi in Champions vedremo, è un'altra storia. Questo Torino, ad essere sincero, ragazzi, veramente l'ho già visto contro la nostra Juventus e noi siamo scarsi, rispetto all'Inter siamo abbastanza scarsi, scarni e scarsi. Scarsi non nel complesso, ma a livello di gioco. Non abbiamo un gioco, lo sappiamo benissimo. Noi della Juve non abbiamo quello che ha l'Inter adesso in questo momento, non ce l'abbiamo. A livello di nomi, di squadra, di organico, noi non ce l'abbiamo. Eppure siamo andati a vincere contro il Torino, quindi fa capire il momento no. E per me, che tutti dicono che questo Torino è stato allestito in maniera ottimale, per me non è vero. O è un problema di Juric a questo punto? È un problema di allenatore? Io non credo, io credo che il Torino non sia una squadra completa. Il Torino è più scarso degli altri Torino che noi abbiamo visto in tutti questi anni. A mio parere, poi ragazzi, ognuno è libero di pensare come vuole. Ma questo non vado a sminuire la vittoria dell'Inter, che sia abbastanza chiara anche questa. Però è un Inter di questo livello contro una squadra di quel livello come è il Torino. Ragazzi, non è che mi aspettavo un risultato diverso da quello che ho visto. Certo, un primo tempo sullo 0-0, ma ci può anche stare. Un Torino che comunque, nel fine primo tempo, inizio secondo tempo, ha giocato su ritmi abbastanza alti. Però, a confronto all'Inter, la qualità è totalmente diversa. È totalmente diversa. Quindi continuo a sostenere che questo campionato sarà dura. Ed è meglio così. Ci sarà lotta tra Inter, Milan, Napoli. La Juve continua a sostenere che per me non fa parte di questa cerchia. Non potrà far parte per adesso, per poter vincere effettivamente lo scudetto. Speriamo che possa essere una storia diversa. Ma ho i miei dubbi. In questo caso l'Inter si porta questi 3 punti a casa, convincendo, e ve l'ho già detto, per me è la squadra più matura in questo momento che possa ambire a vincere questo scudetto. Come al solito vi chiedo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e ditemi la vostra. Un saluto da Zebra, ciao!